Ciao, buongiorno. Oggi facciamo un esercizio per comprendere come fare a muoverci in maniera lineare. Per fare questo io cercherò di spiegare cos'è il movimento lineare. L'arrampicata è la pratica dell'equilibrio. Una delle qualità dell'equilibrio è proprio l'efficienza. Siamo in efficienza quando utilizziamo una quantità di energia non di più di quella necessaria alla realizzazione del movimento stesso. Il minimo sforzo per il massimo del rendimento. L'efficienza quindi porta allo studio del movimento stesso. Innanzitutto possiamo dire che ci sono due grandi differenze del movimento. Il movimento inconsapevole e il movimento consapevole. Il movimento inconsapevole è l'iperattivo e il reattivo, mentre il movimento comportamento consapevole è quello attivo. I due comportamenti inconsapevoli portano fondamentalmente a un caos, quindi non avere una regola, e quindi non si possono, ovviamente, anche perché non è di nostro interesse, svilupparle. Quello che è di nostro interesse è lavorare sul movimento consapevole. Allora, i movimenti consapevoli in fisica, cioè, ovviamente ne sono tantissimi. Quelli che a noi ci possono interessare sono di due tipi: il movimento lineare e il movimento curvo. Oggi cerco di spiegarti il movimento lineare in maniera tale che quando tu pratichi l'esercizio riesci a comprendere cosa stai effettivamente sviluppando. Movimento lineare. Banalmente si può riassumere così: noi abbiamo un punto A e abbiamo un punto B. Qual è la strada più corta per collegare, quindi per muoversi da A a B? La linea. Ok? Questo è l'assunto. Tu non sei un punto, io non sono un punto, quindi noi siamo un essere umano. Vediamo come... Ok, questo è... Noi siamo così. Due gambe e due braccia. Vabbè, non sono capace. Questo è il punto A. E questo è il punto B. Come faccio a muovermi linearmente? Allora, prima cosa, come sono fatto io? Visto di profilo sono un asse. Ovviamente noi siamo in 3D, però è abbastanza... Noi possiamo semplificarlo lavorando su due dimensioni. Per muovermi linearmente da A a B, io mi devo muovere integralmente, quindi... Ok, fa schifo, ok. Qual è il concetto? Il concetto è che i piedi devono seguire una linea, la testa, vabbè, l'ho fatta male, deve seguire una linea e il bacino dovrebbe seguire una linea. Quindi tutto l'asse integralmente si dovrebbe muovere linearmente, perché se no andrebbe a finire alto basso così. È uguale per la testa, come te lo posso far vedere. Ah, con il passo lungo. L'esempio è questo. Allora, quindi camminare in maniera eretta è porre un piede davanti all'altro e mantenere, come puoi vedere, l'altezza, sempre la stessa altezza della testa e del bacino. Ok? Il contrario è fare passi troppo lunghi e quindi salire e scendere, vedete la testa come fa, e in più anche il bacino. Allora, l'accentuazione di questo è il fatto che noi in realtà non stiamo su dimensioni, ma stiamo su tre. Quindi io potrei fare anche allargare un piede, allargare l'altro piede. Quindi questo è l'estremo. L'estremo è che io faccio, genero una curva che fa alto, basso, di lato. Quindi diagonale. Diventa un movimento elicoidale. Il concetto è che tu fai molta più strada di quella necessaria. Quindi questo è il punto di riferimento primario. Poi non ci riesco, vado con le alternative. Però intanto io faccio l'ideale, parto dall'ideale come punto di riferimento. Equilibrio si basa su punti di riferimento. Andiamo a vedere l'esercizio ora. Questo è un esercizio che ti permette di arrivare alla comprensione e all'abilità necessaria per gestire i movimenti consapevoli. Quindi, eretti, testa dritta, sguardo avanti basso. Quindi non è questo, ma è questo, è con l'occhio inclinato verso il basso. Un piede avanti, un piede dietro. L'angolo che tu ottieni, appunto piegando le gambe, devi riuscire a mantenerlo. Io ti consiglio
di fare anche questo movimento in maniera tale che questo movimento qua ti aiuta a mantenere il petto e la schiena alti. Il contrario di questo è questo, che fa la curva, quindi questo aiuta a incurvare positivamente, cioè rispetto a quello che è la postura eretta, quindi aiuta una postura propria, si dice. Detto ciò, piego la gamba e mantengo le gambe allo stesso angolo. Ok? Notare, mantieni la testa, poi arrivato a un certo punto, ruoti. Ruoti sempre mantenendo la stessa altezza. Ok? Il piede, non c'è bisogno di mettere dentro, lo metti un po' aperto, come se stessi simulando di camminare su una fune. Ok? Questo, ruoti. Ruoti. Quindi quello che promuove non è solo il movimento, ma il movimento aiuta a mantenere la concentrazione, la centratura, la percezione di sé. Questo è quello che sviluppo. Più lo fai piano e più è difficile. Il concetto del movimento lineare è un concetto anche di quiete, di ordine, di disciplina del movimento. Questo vengono anche dalle arti marziali. Quanti ne vuoi fare? Lo senti subito qua. Quindi qua sentirai subito una specie di dolore. Il dolore promuove l'ascolto. L'ascolto. Per risolvere il dolore dobbiamo comprenderlo. Allora, all'inizio il dolore che noi proviamo a fare degli esercizi nuovi è dovuto al fatto che tu stai come se stessi risvegliando un bambino. La prima cosa che fa anche il bambino quando nasce è piangere, questo non vuol dire che soffra, ok? Quindi non è in questo caso insofferenza, è che non è abituato a sentirsi in quella condizione. Quindi quando tu non riesci a comprendere effettivamente quello che senti, la prima cosa è il dolore. La stessa cosa è la paura. Quando tu non sai cosa devi fare, hai paura. Nel momento che tu lo comprendi, risolvi la paura. Fatto questo esercizio, ti rimando a un esercizio precedente per allentare appunto questa tensione. Il ponte. Questo è un esercizio di allungamento, grounding, quindi sentire l'appoggio, stabilizzarsi, è una leva, tu sfrutti la leva per andare all'allungamento della schiena, rilassi la destra e porti avanti le spalle. Questa ultima fase è molto complicata, cioè uno tende a fare questo rigido e non a mollarlo, e per mollarlo uno deve rilassare le spalle in questa posizione. 20 secondi. Fatto questo, vado giù. Ed è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e parti con la mano. Con la mano, lo faccio per esempio. Ok, poggi le mani a terra e palmo. Le braccia devono stare all'interno delle ginocchia, porti le spalle sopra le mani. Vai leggermente in elevazione con il sedere, portando, vedete, le spalle più avanti delle mani, quindi il peso è scaricato dalle braccia, e fai su e giù. Su e giù continuo, non è su e giù, e su e giù continuo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fatto questo, 10 secondi, 1001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E poi, come puoi ben vedere, io ti propongo comunque delle ripetizioni, anche perché tu devi anche imparare a percepire il tuo miglioramento, e se tu non percepisci il miglioramento andiamo in negativo, non va bene. Cioè, la cosa importante è la percezione. Quanto è importante percepirti, e anche quanto è importante percepire il fatto che tu ti stia migliorando. Se tu non percepisci il miglioramento, è dura, è molto dura. E allora lì parliamo degli stimoli. Lo stimolo, in genere, diciamo, la cosa peggiore per lo stimolo è mettersi, diciamo, dei traguardi troppo lontani. Quindi per me il traguardo ideale è quello di avere cura di sé e cercare di vedere un quotidiano miglioramento di quel po' che puoi fare, e quello, secondo me, è
sostenibile. Avere cura di sé è sempre sostenibile e anche, soprattutto, volersi bene. Imparare a volersi bene vuol dire farsi delle coccole, cioè premiarsi. E questo è il premiarsi, anche nel fare. Nel senso, vedi, sono riuscito, ora non mi pesa più come prima, ma riesco a farlo più disinvoltamente. Riesco a farlo, lo faccio. Mentre prima non ero abituato, facevo niente, ora comincio a fare qualcosa. Quindi già questo è un miglioramento. Cioè, non è... Il nostro parametro non deve essere al di fuori di noi, non puoi guardare gli altri. Gli altri è veramente deleterio, almeno che non ti possono aiutare a sviluppare una cosa di tuo interesse. O che serve a te. A domani!